Buon pomeriggio a voi. Allora, inizio con il ricordarvi che domani, o nel video del pomeriggio, oppure in quello in serata, ci sarà il video con Francesco Carbone, che così ci darà le ultime notizie per quanto riguarda questa iniziativa che vi ricordo partirà dal 23 maggio, quindi lunedì prossimo. Un presidio di 4 giorni in oltre 50 procure di tutta Italia. Quindi sarà lui a darci le ultime informazioni e a spiegarci esattamente ancora una volta cosa avverrà, quali sono gli obiettivi. Ora, oggi voglio parlarvi di McDonald's. Tutti quanti conosciamo questa catena americana presente in tutto il mondo e credo che la maggior parte di noi avrà appreso questa notizia che McDonald's ha deciso di chiudere gli oltre 800 punti vendita presenti fino ad oggi in Russia, ufficialmente per ragioni di carattere morale in solidarietà con il popolo ucraino invaso appunto dai russi. Ora, è chiaro a noi tutti ormai che c'è grande propaganda e tutto quello che viene fatto va preso un po' con le pinze. Anche certi racconti e anche certe posizioni ufficiali come quella di McDonald's. Ora, poi spesso la verità è un'altra. Dire che qui in questo contesto c'è un'altra verità è sin troppo facile, perché io credo che nessuno di voi abbia minimamente creduto e possa credere che realmente McDonald's abbia abbandonato la Russia e abbia rinunciato per il 2022 ad 1 miliardo e 300 milioni di dollari di fatturato. Credo che è un qualcosa al quale nessuno di noi crede. Ora, vedete, spesso si parla delle fake news, si parla delle bugie, le persone vengono attaccate, magari anche professori universitari, come è successo durante il Covid, scienziati che sono stati pesantemente attaccati. Avviene anche per quanto riguarda la guerra, tutti quelli che in qualche modo sollevano il problema delle ragioni che hanno portato Putin ad invadere l'Ucraina vengono definiti putiniani e questo sarebbe il meno. La cosa più grave è che vengono pesantemente attaccati da parte del mainstream. Ora è semplice. Ognuno di noi ha una mente pensante e in certe circostanze dove mai verremo a sapere la verità, no? In questa circostanza, ma anche per quanto riguarda ad esempio, e ne parleremo ancora nei prossimi giorni, per quanto riguarda quello che sta succedendo alle acciaierie di Mariupol, no? Con l'uscita, la resa da parte dei soldati del battaglione Azov. Oggi però ci concentriamo appunto su McDonald's. Ora guardate, io per esperienza professionale ho lavorato per molti anni in grandi multinazionali, vi posso dire che al primo posto per quanto riguarda la missione, per quanto riguarda gli obiettivi di una multinazionale, ci sono i profitti. Poi è evidente che ci sono multinazionali che non hanno riguardo per i lavoratori, che sfruttano i lavoratori, soprattutto in certe zone del pianeta. Ma anche coloro che invece hanno una morale che fa sì che i lavoratori vengano rispettati, vengono remunerati correttamente. Anche in quel caso, però, al primo posto resta il profitto. Ed ecco che la prima cosa che possiamo dire è che è difficile pensare che una multinazionale possa rinunciare ad 1 miliardo e 300 milioni di dollari quest'anno
e vedremo poi per il futuro, senza che questo costituisca un problema. Ora io provo a darvi la mia opinione, che ovviamente è un'opinione dove io non ho assolutamente degli elementi a suffragio per poter dire, ho le prove, che è esattamente quello che sto per raccontarvi. Ma sarete voi e chi avrà voglia di ascoltarmi a decidere se è più credibile la versione ufficiale di McDonald's oppure quella che io adesso sto per raccontarvi. Vedete, io credo che le cose siano andate così. Noi sappiamo alcune cose perché è la posizione ufficiale anche degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, vogliono sconfiggere Putin e in qualche modo vogliono sottomettere la Russia, limitare la potenzialità della Russia. E se fosse per loro, l'ha chiaramente anche detto Biden durante un suo intervento in Europa a Varsavia, disfarsi di Vladimir Putin. Questo è l'obiettivo. E per questo, come stiamo vedendo, sono disposti a spendere miliardi e miliardi di dollari in armamenti da dare, come hanno fatto all'Ucraina, ma anche in aiuti umanitari, anche in intelligence nei confronti degli altri paesi. Insomma, stanno spendendo delle cifre incredibili pur di arrivare al loro obiettivo, quello di sconfiggere Vladimir Putin. E allora, a voi sembra così impossibile, sembra così fantasioso che Vladimir Putin abbia convocato l'amministratore delegato di McDonald's e gli abbia detto: senti caro, noi abbiamo questo problema, noi dobbiamo fare di tutto per cercare di danneggiare e di mettere all'angolo Vladimir Putin. E anche l'aspetto, e soprattutto quello economico, fa la sua parte. E il vostro fatturato, la vostra presenza sul territorio russo, che sono chiaramente anche appetibili per i russi stessi, perché è evidente che c'è un tornaconto, perché tutte le multinazionali che operano su suolo russo pagano le tasse, danno lavoro ai dipendenti, al popolo russo, no? Voglio dire, perché sono impegnate migliaia e migliaia di lavoratori nei McDonald's, e venendo meno tutto questo è un danno ovviamente per la Russia, grande o piccolo che sia. Quindi, proseguendo nel mio racconto, Biden potrebbe aver detto all'amministratore delegato di McDonald's: non preoccuparti, vi veniamo noi incontro, copriamo noi la perdita che avrete dalla chiusura di oltre 800 punti vendita McDonald's in Russia. Questa è la mia idea. Ora valutate voi se è credibile, è molto più credibile quella ufficiale da parte di McDonald's. Francamente credo che non ci siano molti dubbi. Ecco, le cose vanno avanti esattamente così. E in conclusione non posso non sottolineare un fatto. Questa che è una versione assolutamente che ci sta, no? Se così mi posso esprimere. Magari poi, per carità, non è quella, però voglio dire, ci sta. E un buon giornalista avrebbe il dovere di avanzare una simile posizione come quella che io vi ho espresso, o un'altra, ma comunque mettere il dubbio o informare che McDonald's non l'ha fatto perché sono buoni d'animo e perché realmente la loro morale li spinge a rinunciare ad 1.300.000.000. Ecco, tutto questo non è stato fatto, di tutto questo non si è parlato solo del fatto e dell'ufficialità data rispetto a questo intervento da McDonald's. Di questi episodi ce ne sono tantissimi che vi potrei raccontare, però rimarremo nei prossimi giorni su quello che è successo e che sta succedendo alle acciaierie Azovstal a Mariupol, ma anche di altri aspetti di quello che è la presenza degli Stati Uniti a livello di propaganda in Europa e soprattutto in Italia.
e parleremo di alcuni personaggi. Ricordatevi comunque domani l'intervento, il video con Francesco Carbone. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.